tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui insieme con un nuovo video di make-up che era già un pochino che non ne portavo e oggi andremo a creare un make-up utilizzando la Carnival 3 Love Tahiti di Be Perfect Cosmetics. Questa è la palette al suo interno, probabilmente l'avrete già vista perché è abbastanza famosa qua su YouTube. Come al solito non ho idea di che look andare a creare, nel caso mi sono portata anche questi eyeliner di Suva per andare a impreziosire un po' il look. Comunque piccolo aggiornamento sull'altra palette di Suva, quella rossa che abbiamo unboxato nel video di Beauty Bay, l'ho provata e qualitativamente è identica a questa e se vi ricordate con questa mi ero trovata molto bene. Rieccomi, mi sono avvicinata, ho messo le spillette per non aver fastidio durante il make-up, ho già applicato il primer e la cipria per prevenire eventuale fallout. Osservando la palette credo di voler fare un look con questi tre colori, sicuro. Quindi vado con Pink Lily nella parte più esterna dell'occhio. Come al solito scusatemi se sentirete dei rumori, ma stanno facendo ancora lavori al piano di sotto, appunto. Nel frattempo vado anche un po' con un pennello pulito a sfumare i bordi. Comunque ho un aggiornamento riguardo alla gonna di cui vi parlavo nell'haul di AliExpress. Se non sapete di che cosa sto parlando, male, vuol dire che non l'avete visto e andate subito a recuperarlo. Alla fine ovunque risulta consegnata e indovinate in realtà a chi non è stata consegnata? A me. Quindi non so che fine abbia fatto, è dispersa da qualche parte e niente, io sto cercando di saltarci fuori da questa situazione. In realtà spero che per quando pubblicherò questo video, insomma, di aver scoperto qualcosina in più. Comunque niente, per il momento siamo in questa situa. Io sinceramente non so più che fare, se riprenderla, boh, cioè sembra maledetta quella gonna, cioè non è destino che io riesca ad averla. Intanto sto cercando un pennello per andare con Lagoon nella parte più interna, e appunto vado a prelevare Lagoon. Questa palette ha dei colori veramente bellissimi, bellissimi. Vado ora con Lilac e lo utilizzo per sfumare meglio il tutto. Vado ora con un correttore bianco, io utilizzo il Conceal & Correct di Revolution nella colorazione C0, ne vado a prelevare un pochino con un pennello piatto e vado a realizzare la mia cat crease. Vado a fissarlo con Tahiti. In realtà questa è tipo la base, perché ora andrò ad applicare Starlight, questo colore bellissimo. Ma prima ovviamente vado ad applicare un po' della base glitter di NYX. Quasi mi stavo scordando di dirvelo. Sì, ombretti spolverano abbastanza nella cialda, però come potete vedere non fanno fallout. Mi sono macchiata leggermente qui perché avevo preso molto Tahiti e non avevo sbattuto l'eccesso. Perché appunto volevo un colore molto pieno da subito. Ovviamente lì ha fatto un po' di fallout, però anche come potete vedere gli altri non mi hanno dato assolutamente problemi. A parte appunto un po' Starlight, che tende, se non state attenti, a fare un po' di fallout a pezzetti. Vado ora ad applicare l'eyeliner, questo nero normale. Utilizzo l'Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. E ora credo che andrò con Mini Monster, ossia l'azzurro di questa palettina, per andare a creare un altro eyeliner. Ho messo un po' di setting spray in un tappino, vado a pulire un po' il pennello che è sporco di verde, qualcuno non l'ha pulito, e senza far danni, almeno spero, vado appunto
in questa chat, che tra l'altro è l'unica che non ho ancora utilizzato. Ce l'avevo tipo swatchata per provarla, ma non l'avevo ancora utilizzata per fare un eyeliner. Non so perché, sinceramente, perché è molto carino. Eccoci qua, io vado ora a ricreare, completare il look e noi ci rivediamo fra, per voi, tipo un secondo, per me fra tantissimo. Eccomi di ritorno dopo un'eternità con il look finito e che mancano solamente le labbra. E per oggi ho portato Unveil di Fenty Beauty e vediamo un po' che effetto fa, se mi piace da solo, altrimenti pensavo di andare a metterci in mezzo anche un po' di eggnog di Glamlight per andare un pochino a schiarire. Alla fine eggnog ha schiarito un pochino, cioè a dare un po' quell'effetto ombre un po' anni 90, che però sta tornando un sacco questo effetto e devo dire che non mi dispiace assolutamente. Stavolta mi sono ricordata ed ecco qui una ripresa del make-up alla luce naturale. Io direi che per il video di oggi è tutto, se questo make-up vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su di sostegno, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando il tastino qua sotto, inoltre vi ricordo che giù nell'info box vi lascio il link per seguirmi sul mio profilo di TikTok, il link per seguirmi sulla mia pagina Instagram di make-up e il link per seguirmi sulla mia pagina Instagram principale ovviamente, quindi che dire, io vi aspetto pure lì. E noi invece qua su YouTube ci rivediamo prossima settimana con un nuovissimo video. Ciao!